Ecco, quella è la rocca dove nacque San Tommaso. Secondo alcuni, perché secondo altri è nato ad Aquino. Comunque tutti sono d'accordo sul fatto che San Tommaso è il più grande filosofo della cristianità. Queste gite di carattere storico io le trovo insopportabili. Beh, in fondo piace vedere anche un po' i posti, no? Ecco, ecco qua, questo è quello che resta del castello dei D'Aquino. Beh, non è molto, ma neppure niente, no? Qui nacque Tommaso nel 1225. Ben detto, non è molto, ma neppure niente. Cioè, diciamolo, che resta? Che resta di vivo della gigantesca esperienza che nessuno, ben inteso, nega? Ma che resta del tomismo nel mondo del pensiero di oggi? La ragione. La proposta di affidarsi alla ragione per scoprire e accertare la verità. Fiducia nella ragione, ma non razionalismo. Servirsi della ragione per salire dalla natura a Dio era per Tommaso un'esigenza della sua fede, che era candida e audace. L'originalità di San Tommaso sta nell'aver fatto nascere dalla sua fede evangelica una ricerca coraggiosa dei fondamenti razionali di essa. E vi pare poco? Tenete conto che siamo al XIII secolo. Basterebbe solo questa sua fiducia nella ragione per farne un nostro contemporaneo. Non mi dirà, spero, che siamo in un'epoca che si accontenta della ragione. Qui, con la famiglia, col padre Landolfo e con la madre Teodora, Tommaso trascorse gli anni dell'infanzia. I D'Aquino erano strettamente legati niente meno che all'imperatore Federico II, ma chi dirigeva un po' tutto era la madre, donna energica e ambiziosa. Tra i 5 e i 6 anni, Tommaso passò dall'antica rocca feudale all'abbazia di Montecassino per compiere i primi studi sotto la guida dell'abate, un lontano parente. Ma è probabile anche che l'intenzione dei genitori fosse quella di godere delle rendite dell'abbazia, che erano considerevoli. Da Montecassino, per la sua spiccata propensione allo studio, Tommaso fu mandato alcuni anni più tardi all'Università di Napoli per compiere, diciamo, gli studi umanistici. E a Napoli avverrà il gran mutamento, la maturazione, la scelta. Ma Tommaso non prende l'abito benedettino come la sua famiglia aveva programmato, bensì quello bianco e nero del nuovo ordine domenicano che, con quello francescano, attirava particolarmente i giovani in quegli anni, affascinandoli con i suoi ideali di povertà ed il suo deciso programma di predicazione del Vangelo al popolo cristiano. Fra Tommaso Valentini, priore di questo convento, ti vesto con l'abito bianco dei domenicani e ti impongo il nome di Fra Tommaso d'Aquino. Rinuncio agli onori, alle ricchezze, agli agi, al potere del mio casato. Mi impegno ad essere povero coi poveri, per portare il Vangelo ovunque mi sia comandato, con la parola, con lo studio, a illuminazione e santificazione di quanti hanno sete di verità. In nome di Dio, Signore nostro. Amen. Questo luogo non si può ignorare perché Tommaso vi fu rinchiuso proprio per pagare la disobbedienza della vestizione domenicana. Tommaso ha 19 anni compiuti mentre se ne corre verso Parigi con la sua tonaca bianca e nera in compagnia del suo maestro Giovanni il Teutonico e degli altri 3 compagni ordinati con lui.
i fratelli che lo hanno cercato con la madre Teodora a Napoli senza trovarlo e poi inseguito invano fino a Roma, lo acciuffano nei pressi di Bolsena. C'è un po' di baruffa. Uno dei fratelli tenta di strappargli la veste, Tommaso la difende, ma non può impedire d'essere riportato a casa come prigioniero. E lo rinchiudono qui sulla torre perché rinsavisca. Perché, figlio mio, ci procuri un dolore così grande? Non puoi dimenticare il nostro affetto. Sei sempre stato così saggio, non essere accecato ora. Vuoi abbandonare i benedettini? Per i domenicani? Senza curarti dei gravi danni che rechi all'intera famiglia nostra? È un voltafaccia indegno di te. Avevi preso un impegno. Appena raggiunta l'età, saresti divenuto l'abate di Montecassino. Un'abbazia che ha giurisdizione su 7 vescovadi, possiede armi, una fortezza all'occorrenza. Anche Federico, nostro imperatore, contava molto sul legame d'amicizia fra la nostra casata e Montecassino. Col tuo comportamento, offendi la tua famiglia, l'abbazia e lo stesso imperatore. Entrai a Montecassino ancora piccolo, per volere vostro. Vostro, madre mia, di nostro padre. Entrai per studiare e fui soltanto un ospite, un giovane studente. Non entrai per vocazione. Perché dunque mi accusate di infedeltà? Nessuna infedeltà, nessuna. Ascoltami, figlio mio. Siamo qui per parlarci a cuore aperto, come si fa nell'intimità della famiglia. Confidiamoci dunque le nostre pene. Che cosa ti ha stregato fino a farti fuggire? Perché sei o no fuggito senza dirci niente, questo non puoi negarlo. Fuggire a seguito di questo nuovo ordine domenicano senza passato e senza alcun credito. Un ordine di mendicanti. Un branco di straccioni che vivono d'elemosine. Non hanno nemmeno diritto di possedere una cavalcatura. Tu, un figlio dei D'Aquino, nostro fratello. Madre, sorelle, fratelli miei carissimi, io devo parlarvi di vocazione, di profonda, interiore persuasione. Io l'ho sentita da me solo e nessuno, credetemi, mi ha né stregato né costretto. Noi vorremmo essere persuasi, non essere indotti a castigarti. Mendicare, voi dite, madre. Ho scelto io di mendicare. E un lavoro che non fosse quello benedettino nei campi. Un'altra forma di monachesimo, fatta di povertà e di studio. La mia non era una fuga. Io seguivo il mio cammino per Parigi. Parigi? Sì, Parigi. Un cammino che mi porti insieme ad altri, a tanti giovani, verso un nuovo modo di pensare, di ragionare, di diffondere la religione. Io voglio portare la buona novella e predicare, specialmente fra la gente di città, che è la più smarrita. Io voglio partecipare con tutto me stesso a questa nuova forma di evangelizzazione che francescani e domenicani hanno intrapreso. Vi prego di credere
che la mia scelta è stata fatta. E vi chiedo di lasciarmi libero, di seguire i miei fratelli. Non ti muoverai. Starai qui, a riflettere. Tommaso, non riusciamo a capirti. È inutile. Rinsavirà. Vedrete. Andiamo. Ma lui non si piega. Non sono serviti i pianti e le tenerezze. Tentano di prenderlo con la fame, anche questo niente. Allora i fratelli escogitano un metodo persuasivo. Gli portano da Napoli una giovane di grande avvenenza. No, beh, questo veramente lo dicono le tradizioni, però non ci sono documenti. Una donna di grande avvenenza. E la introducono abilmente ammaestrata qui nella torre. Lei è quasi discinta e Tommaso è un giovanotto esuberante appena ventenne, però resiste. Tommaso prende un tizzone dal braciere e traccia sul muro il segno della croce. E si chiude per sempre per lui il capitolo della donna, che poi oltretutto fa sempre perdere un gran tempo. E invece lui doveva solo concentrarsi nello studio. Beato lui, ma era un santo. Eccoli i fatti veri, signori miei. Poi scappa dalla torre per mezzo di una corda entro una cesta, aiutato da chi? Ma... qui sì che anche io riconosco l'incertezza. Certo è che raggiunge i compagni per dirigersi verso Parigi. Era trascorso quasi un anno intero. Questi boschi, questi luoghi selvosi, a quel tempo quasi selvaggi, furono testimoni delle cacce dell'imperatore Federico II, che qui si dedicava al suo svago preferito quando lasciava la sua corte di Palermo e veniva in questi territori. Sembra accertato che il falconiere prediletto di Federico II fosse il Rainaldo d'Aquino, fratello di Tommaso. Federico II aveva fatto della caccia al falcone una vera scienza, quasi una sorta di filosofia. Aveva addirittura composto un vero e proprio trattato, mettendo a profitto certe nozioni tratte dal De Animalibus del grande Aristotele. Il trattato si chiamava L'arte di cacciare con gli uccelli. Molti arabi erano ospiti della corte di Federico II a Palermo, filosofi, letterati e poeti. I testi della filosofia di Aristotele in più di 1000 anni si erano come smarriti. Erano stati manipolati da traduttori, chiosatori, manualisti. E in quel tempo c'era il gusto, quasi la frenesia, di scoprire cosa veramente avesse detto Aristotele attraverso il commento degli arabi. Diciamo la verità, fu una gran sbornia di aristotelismo e di scienze. Aristotele anche come guida alla caccia. Non c'è dubbio che anche attraverso il commento degli arabi si scoprì un altro Aristotele. E ci fu chi ne ebbe paura. Se pensiamo che era stata... la filosofia aristotelica proibita dal vescovo di Parigi come fonte d'eresia, ma appena 20 anni dopo l'interdizione era di fatto già revocata, benché anche con l'interdizione in atto i maestri domenicani insegnassero egualmente e coraggiosamente Aristotele all'università di Tolosa. L'autonomia, o se volete la disubbidienza culturale, non è una specialità d'oggi, anzi... È precisamente in questo periodo che Tommaso giunge a Parigi, a 20 anni. Eri troppo bella tu, ma ora non sorridi più. Quanto amore, bella mia, ma tu l'hai...
dolcemente canterò per te, per te. Sappiamo con quale animo, con quali pensieri Tommaso si ritrova in una città vivacissima qual era la Parigi goliardica di quegli anni. Le cronache ne parlano come si conveniva in quell'epoca scrivere di un santo. Ma com'era Tommaso in realtà? Come possiamo immaginarcelo, ricostruire il suo temperamento? Che strana calligrafia. Sembra stampatello. Come avranno fatto a decifrarla? L'intelligenza risulta eccezionalmente originale. È una perizia calligrafica fatta da un esperto che non sapeva di trovarsi di fronte alla scrittura di Tommaso. Benché la scrittura tenda quasi al maiuscolo, è molto spontanea. Avrebbe potuto riuscire anche nella composizione musicale, ma di stampo classico, come quella di Bach, per fare un esempio. Si noti la fermezza e la sicurezza della scrittura, senza un'impuntatura o un'incertezza. Un temperamento che, presa una risoluzione, non si ritrae e supera ogni ostacolo per non essere stornato dal suo fine. Questo dottore, che fu chiamato angelico e che è stato presentato da biografie facilmente edificanti, pacioso, sereno e tranquillo, come un fanciullo, si rivela invece dalla scrittura un temperamento fortemente sensuale. Dovette quindi dominarsi, lottare come pochi per rendere angelico quel che era fortemente passionale. Quando Tommaso giunge a Parigi, la vita studentesca è concentrata nel quartiere latino. A differenza di Bologna, che è un'università, cioè un'associazione di studenti, quella di Parigi è un'università di maestri ed eccelse come scuola di teologia. La teologia, la scienza di Dio. C'erano ben inteso altre facoltà, quella delle arti, la più numerosa. Poi la facoltà di diritto canonico, la facoltà di medicina. Nella facoltà di teologia, dei 12 posti di maestro disponibili, 6 erano riservati ai secolari e 6 ai regolari, e cioè 3 ai canonici della cattedrale, 2 ai domenicani e 1 ai francescani. Ma i francescani ambivano ad averne un secondo, a questo però si opponevano i secolari perché sarebbero rimasti in minoranza. Secolari non perché fossero laici, erano anch'essi uomini di chiesa, ma secolari perché vivevano nel secolo, a differenza dei regolari, sottoposti, cioè alle regole di un ordine religioso.
La logica era la più importante materia di studio e improntava di sé non solo la teologia, la filosofia, ma anche le altre materie. Necessariamente, se si voleva dare un modulo obiettivo agli studi. La disputa accademica, i sillogismi, l'ordinato schieramento degli argomenti pro et contra certe tesi ricorrenti costituivano l'abito logico, mentale dell'epoca. Perché solo l'intelletto era chiamato in causa. Ma cos'altro poteva essere chiamato in causa? Se si voleva discutere sulla verità, non c'era altro metodo del ragionamento. Capisco che è arduo parlarne oggi a secoli di distanza, ma se provassimo a ricostruire, a ritrovare la mentalità di quel tempo, la ragione di quelle dispute. Non è facile, eh? No, direi che è impossibile. Ma no, invece è possibile rivivere i termini di quelle dispute, di quelle tornate che duravano giorni e giorni. Direi anzi che si dovrebbe cercare di riproporne, in termini moderni, il senso, almeno l'essenza di quei dibattiti. Siamo radunati per proseguire nello svolgimento della nostra tesi. Oggi dovremmo specificare in che cosa consista la libertà intellettuale del maestro. Giovanni Damian vorrebbe anzitutto chiarire la tesi e io gli dico che parte. La libertà del maestro dipende molto, secondo me, dal concetto che abbiamo della verità. Se la verità è qualcosa da scoprire con la ricerca della ragione, allora la ricerca deve essere libera e senza impacci di sorta. Ma se la verità viene intesa come qualcosa che ci viene rivelata dall'alto, allora la verità non deve più essere scoperta, ma soltanto illustrata e sviluppata. Qui si rinnega la luce della fede, la sola che conduce alla verità. Libertà di ricerca, maestro Giovanni, e perché no? Nessuno lo nega, l'ha mai negato, vuole impedirlo. Purché non sia libertà di dire quel che si pensa, senza pensare a quel che si dice. Allora, non c'è dubbio alcuno che la nostra prima guida, il nostro primo strumento d'indagine, deve essere la ragione. Fra Bonaventura di Bagnoregio vuol parlare. Che parli. La ragione, convengo, ma illuminata dalla fede. Che cosa può dirci da sola la ragione sulle verità rivelate? Sarebbe una ragione che ha fede solamente in se stessa. E con quale autorità la ragione si attribuisce questa totale fiducia? Usare solo la ragione vorrebbe dire erigerla sovrana anche contro Dio. Ma chi rinnega la ragione rinnega Dio che l'ha creata. Senza saperlo, tu rinneghi Dio. Siamo ancora alle premesse, alle questioni generali, ed è già guerra. Vuol parlare Tommaso d'Aquino, allievo di Alberto il Tedesco. Io apprezzo molto l'impegno di voler chiarire anzitutto certe premesse, poiché senza un accordo su di esse non vi potrà essere poi discussione utile. Ma nell'intento di voler cercare un accordo su certi fondamenti, non vorrei che fossimo tratti in inganno.
Bisogna innanzitutto rendersi conto di quanto sia importante usare correttamente la nostra ragione nel considerare la stessa rivelazione. Adesso io vi porterò un esempio. Noi, maestri, siamo impegnati nello studio della verità così come la rivela la Bibbia. Però, siccome la disputa, come ogni altra ricerca, è libera, aperta a tutti, ed ecco un segno autentico di effettiva libertà, maestro Giovanni, allora, se si discute con i giudei, l'autorità a cui richiamarsi dovrebbe essere esclusivamente quella del Vecchio Testamento, che i giudei accettano. Ma se alla disputa partecipano anche i manichei, i quali rifiutano invece l'autorità del Vecchio Testamento e riconoscono solo quella del Nuovo, ecco che bisognerebbe limitarsi a proporre l'autorità del Nuovo Testamento. E se tu discutessi con me, allora? Io sono greco. Accetto tanto il Vecchio che il Nuovo Testamento. E allora cosa vuoi? Che cerchi? Ma non accetto la dottrina dei commentatori latini. Riconosco solo quelli greci. Vuol dire allora che disputando con te dovrei richiamarmi esclusivamente alla dottrina dei dottori greci di cui tu riconosci l'autorità. E se discutessi con me, frate Tommaso? Io sono arabo. Io ricuso l'autorità sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. E a maggior ragione non attribuisco alcuna autorità al pensiero né dei padri greci né di quelli latini. Punto massimo di riferimento dei nostri studi è il commento alle opere di Aristotele di un filosofo che voi ancora non conoscete. Averroè. Quanto ad Averroè noi ci adopereremo di conoscerlo al più presto. Per il resto voi siete nella stessa condizione di quelli che sono ostili. Anzi, rifiutano qualsiasi autorità rivelata. Bene, anche voi avete diritto a una discussione aperta e rigorosa, che conduca alla verità. Ma per giungervi, disputando con voi, come con tutti quelli che sono nelle vostre condizioni, bisogna usare unicamente argomenti di pura ragione naturale, in cui tutti, si possano comprendere e ritrovare. E siete disposto a farlo, frate Tommaso? Io sono disposto ad affrontare la disputa usando la sola pura ragione. Ti smarrirai, frate Tommaso. E i nemici della fede potranno sopraffarti con i loro sofismi. Non mettere acqua nel vino del Vangelo. È un pericolo, se lo è, che bisogna correre dal momento che abbiamo accettato di insegnare in una libera scuola qual è questa università di Parigi. D'altra parte, caro fra Bonaventura, non si tratta di mettere acqua nel vino del Vangelo, ma semmai di cambiare l'acqua in vino, come fece il Signore alle nozze di Cana per condurci all'intelligenza della verità. Ma quale verità? La vostra? Non c'è una verità nostra o vostra, come non esiste una verità greca o araba. Se perverremo una conclusione servendoci della ragione, sarà sempre una conclusione accettata da tutti, perché avremo usato la pura ragione naturale. Vale a dire, avremmo usato il metodo della logica aristotelica. Ma è proprio questa l'impostazione che i maestri secolari vogliono imporci. Lo so, ma non è un motivo valido d'opposizione. Io propongo un metodo giusto e ragionevole che possa essere accettato da tutti. Ma quali saranno i maestri che dirigeranno la disputa? I secolari o i regolari, cioè i mendicanti? Tu, frate Tommaso, mi sembri animato da buoni intendimenti, ma sarete voi degli ordini mendicanti sottoposti alla disciplina di una regola o saremo noi maestri secolari che non dobbiamo rendere conto a nessuna regola, a nessun superiore, a nessun padrone? Sono d'accordo con te solo se saremo noi a dirigere l'insegnamento. Ma anche voi dovete pure rispondere al cancelliere del Vescovo di Parigi. Verità raggiunta con la ragione non ha né superiori né padroni. La verità è assoluta padrona di se stessa ed è libera se raggiunta operando liberamente.
contro la tendenza degli agostiniani del XIII secolo a deprezzare le capacità innate della ragione umana, San Tommaso affermò la capacità della ragione ad agire come causa genuina e sufficiente della vera conoscenza nei limiti dell'ordine naturale. Ecco, questo Tommaso, uomo studioso del suo tempo, maestro disponibile a ogni flusso di pensiero nuovo, mi pare più importante del tomismo stesso, inteso come dottrina inalterabile e risolutrice di ogni inquietudine del pensiero. Su questo siamo d'accordo. Ma per il resto, ad esempio, la scienza di Aristotele a cui si rifà Tommaso è ben lontana dalla scienza moderna. Certo, ma a quel tempo si trattò di una grande svolta. Noi viviamo in una cultura satura di scienze e di tecnica, ma gli uomini del XIII secolo, la natura l'avevano sacralizzata. Certo. Non possedendo alcun mezzo per dominarla, la temevano. E non conoscendone le cause, ricorrevano al meraviglioso, al favolesco per spiegarne gli effetti. Portare in questo mondo l'esigenza di un'analisi razionale della realtà non fu cosa da poco. La questione che si pone è la seguente. La tunica indossata da Gesù sul Golgota era preziosa o no? Parli Guglielmo di Sant'Amor. Senza dubbio preziosissima. Perché era la tunica di un dio. Doveva essere trapunta d'oro. Tunica regale, rex iudeorum, fu scritto anche sulla croce. Ma no. Per me era di stoffa modesta. Simile ad un saio francescano. Era anch'essa il simbolo della povertà di un dio che accetta la morte per redimere l'umanità. Concordo pienamente con Fra Bonaventura. È in soprappiù argomento che se la tunica di Gesù fosse stata preziosa, non le si sarebbe fatta indossare per dileggio nel pretorio un'altra tunica, questa sì d'oro. Ma era un re. Re dei Giudei. E quella tunica fu giocata ai dadi fra i soldati romani. Doveva avere un indubbio valore. Era una tunica tessuta dalla madre Maria. Opera dell'amore di una madre. Senza nessun vero valore mondano. Senza oro, senza preziosità. Non mi fiderei della misura con cui voi, mendicanti, misurate la povertà. Non ne siete un vero esempio. Io vi accuso, anzi, di essere forse vestiti da poveri, ma di procurarvi con ogni mezzo ricchezza e denaro per le vostre opere di potenza! I nostri conventi sono l'unico rifugio dei poveri nelle città. No, Guglielmo di Sant'Amor ha ragione! Tolleranza! Gli anni di lavoro di Tommaso a Parigi resero maturo il suo pensiero. Gli diedero fama, ma gli procurarono anche ostilità in un ambiente in cui si faceva sempre più viva l'opposizione dei maestri secolari. Questi, dal nuovo modo di vivere e di insegnare dei domenicani e dei francescani, si vedevano sottratta parte della loro influenza sulla cultura universitaria, di cui fino a poco tempo prima avevano il monopolio. I domenicani, e ancor più i francescani, non paghi di insegnare nelle loro scuole, sono entrati qui, nell'università, e le porte sono state loro spalancate. Ne avevano diritto. Contro i 9 seggi occupati da voi secolari, solo 2 seggi sono andati ai domenicani, e uno ai francescani. Ma c'erano delle condizioni da rispettare. Condizioni di scienza e di età. Tommaso il Domenicano aveva la scienza, forse, ma non l'età. Eppure è stato ammesso all'insegnamento a 31 anni, anziché a 35, come è prescritto. E Bonaventura il francescano! Ma gode chiara fama. Io non posso negargli l'età, ma gli nego la scienza. Eppure anche lui è entrato come maestro alla facoltà teologica. E le cattedre a loro riservate da una sono così diventate 3. Questo sul piano giuridico è stata e continua ad essere una sopraffazione. Sopraffazione di Roma, che protegge gli ordini mendicanti, e del vescovo di Parigi, che obbedisce servilmente a Roma! Sono io il cancelliere, e di questo ne rispondo personalmente al vescovo di Parigi.
Chiedo perdono. È il mio temperamento che mi ha tradito. Già, il tuo temperamento. Adesso però abbiamo un'arma nuova che ci permette di sbarazzarci dei francescani e dei domenicani sul piano dottrinario. Io ho trovato ben 31 errori in questo libro, libro di un francescano. Introduzione al Vangelo Eterno di Gerardo di Borgo San Donnino. Finora avevano solo parlato, avevano acceso gli spiriti degli studenti, ma noi non avevamo nulla su cui basarci contro di loro. Ora abbiamo un testo scritto. E col vostro consenso lo denuncerò al Papa. Io, Gerardo di Borgo San Donnino, vengo tra voi ad annunciare un verbo novissimo di un abate calabrese, Gioacchino da Fiore, il Vangelo Eterno, e l'annuncio della pace e dell'amore vero. Nei suoi tre libri del Vangelo Eterno, Gioacchino da Fiore dà l'annuncio di un terzo regno, che sarà poi quello che tutti noi aspettiamo, il regno dell'amore. C'è stata una prima epoca, anzi un primo periodo, quello del Padre, che è il regno della creazione. Poi, nella maturità dei tempi, come dice mirabilmente l'Apostolo Paolo, è venuto il regno della redenzione, che ha aperto all'uomo le vie della salvezza. Ma deve ancora venire, e io lo ripeto con le parole di Gioacchino da Fiore, deve ancora avere inizio il regno dello Spirito Santo, che è amore. Sarà il regno della pace e dell'amore. Aspettiamolo. Scopriamone i segni. Ma non solo dobbiamo saperne interpretare il significato. Dobbiamo preparare quel regno. Perché denunciarlo al Papa? Nel terzo regno, previsto da Gioacchino da Fiore e predicato da Gerardo di Borgo San Donnino, è annunciata un'età in cui la gerarchia della Chiesa, Papa, cardinali, vescovi e ogni segno sensibile, saranno superati, non esisteranno più. Ecco quale fantasticheria assurde predicano i mendicanti. Assurde e false come la loro povertà. Hanno poveri per le strade, non salgono a cavallo perché sarebbe contro la povertà. Però qual è in realtà il loro stato? La loro decantata povertà dove si trova? Forse nei loro conventi o nelle loro scuole? Ma non sono ormai colmi in casa loro di ricchezze, di agi, questi sedicenti mendicanti? Li denuncerò al Papa! Io tutto questo l'ho scritto e il mio libro l'hanno letto in molti. Sono loro i pericoli dei nuovissimi tempi. In quella circostanza, Tommaso difese strenuamente i diritti dei domenicani e Fra Bonaventura fece la sua parte in difesa dei francescani. Ma come si difesero? Buttando a mare il buon Gerardo da San Donnino, che meritava maggior riguardo, e facendo condannare il Vangelo Eterno di Gioacchino da Fiore. Sì, Tommaso sostenne che il tempo della rivelazione si era chiuso con la redenzione, vale a dire con il regno del Figlio di Gesù Cristo. In altre parole, che non c'era più altro da aggiungere al Nuovo Testamento. Tommaso fu richiamato in Italia proprio per illuminare la curia circa lo scandalo scatenato dall'opuscolo di Guglielmo di Sentamur. Qualcuno lo vuole presente ad Anagni, consigliere personale del Papa, quando Alessandro IV, su parere di una commissione di teologi, condanna il libello di Guglielmo di Sentamur, ne ordina la distruzione e decreta l'espulsione di Guglielmo dalla facoltà di teologia, il che scatena una sommossa fra gli studenti e i maestri secolari, i quali invece parteggiano per l'espulso. In Italia Tommaso fu a Viterbo, allo Studium Curie, poi a Orvieto, poi ancora a Viterbo e più stabilmente a Roma, al convento di Santa Sabina. A Parigi Tommaso ritornò dopo quasi 10 anni, verso il 1269, ormai teologo riconosciuto di grande autorità all'interno del suo ordine e nella Chiesa. Da molte parti vengono chiesti i lumi del suo magistero.
a Fra Bassiano, lettore veneto, il quale mi chiede una risposta su 36 articoli circa le più svariate questioni. Scrivi: letta la vostra lettera, ho trovato in essa una gran quantità di questioni alle quali mi chiedete di rispondere in 4 giorni. Alla contessa di Brabante, che mi chiede la soluzione di alcuni casi intorno alla tassazione degli ebrei. Ho ricevuto la lettera dell'eccellenza vostra e ho capito bene sia la sollecitudine circa il governo dei vostri principi, sia l'amore che portate per il nostro ordine, lodando Dio che ispirò nel vostro cuore tanti semi di virtù. E tornando al padre generale Giovanni da Vercelli, ma devo dichiarare fin da principio che molti di tali articoli non appartengono alla dottrina della fede, ma piuttosto a quella dei filosofi. Ora, è molto pericoloso che le cose che non appartengono alla materia religiosa siano asserite o negate come materia religiosa. Per il re di Cipro, Ugo II, mi è parso che dovessi scrivere per voi un libro sul governo dei principi, dove spiegassi diligentemente l'origine del regno e l'ufficio del re, secondo l'autorità della Divina Scrittura, la dottrina dei filosofi e l'esempio dei principi lodati dalla storia. E tornando al padre generale Giovanni da Vercelli, perciò mi sembra che le dottrine ammesse comunemente dai filosofi e che non repugnano alla nostra fede, né si debbano asserire come dogmi di fede, né si debbano negare come contrari alla dottrina della fede, anche per non dare occasione ai sapienti di questo mondo di disprezzare la dottrina della fede. Intanto a Parigi le lotte teologiche erano riprese senza esclusione di colpi. Averroè, il commentatore arabo di Aristotele, era l'autore alla moda, l'idolo della gioventù studiosa. E un maestro della facoltà delle arti, Sigeri di Brabante, se n'era fatto campione, trascinando con sé parecchi colleghi e numerosi discepoli disposti a battersi per il nuovo idolo. Aristotele ha scritto il De Cielo, ma finora se ne erano lette e conosciute solo certe parti. Adesso, con la traduzione e il commento completo del grande Averroè, possiamo affermare e concludere che la materia è eterna. Non è una sostanza che perisce, che è destinata a consumarsi e a disgregarsi. Affermiamo questo primo punto nuovissimo: l'eternità della materia. Ma Averroè dice di più. I nostri atti sono influenzati dai corpi celesti, dalle stelle del cielo in generale. Ma vi sono certi atti che in particolari circostanze non solo sono influenzati, ma sono determinati. Ecco la novità. Ma se siamo costretti dalle stelle, cosa resta della morale? Che merito si ha nello scegliere il bene? Che colpa si ha nel fare il male? Cosa resta della libertà allora? E tu allora con chi stai? Io credo nella libertà. Ma che fate? È questo il modo di disputare? Maestro Sigeri, diciamo solo quello che pensiamo. Volete così che i buoni argomenti si spuntino contro chi ci accusa di volerli imporre con la violenza e con la frode? Molti di noi, maestri di arte, ci sentiamo attratti non solo da Aristotele, ma dal commento di Averroè. Ma io vi dico che, seguendo senza criterio l'insegnamento di Averroè, si giunge a concludere per coerenza che l'anima non è immortale. Se lo dicessimo prematuramente, potremmo vederci vietare l'insegnamento dal vescovo di Parigi. E sarebbe un danno per la verità. Dobbiamo invece studiare seriamente e giungere a conclusioni solo con ragionamenti irrefutabili. Già, mentre gli altri impongono a tutta Parigi la loro dottrina. Proprio per questo bisogna approfondire ancor prima di esporci. Perché il campo dei nostri avversari è agguerrito. Tommaso è giunto dall'Italia con una gran coppia di testi di Aristotele tradotti direttamente dal greco. Qualche discepolo o monaco particolarmente preparati deve averglieli tradotti, poiché Tommaso non conosce il greco. E mi risulta anche che allo studio domenicano funziona già un corso di lingua araba per mettere l'ordine dei predicatori in condizione di controllare direttamente il commento aristotelico di Averroè. Come potremmo andare impreparati alla disputa con siffatti avversari? Ti prego di continuare così. Se qualcuno vuole ribattere qualcosa contro la nostra linea di studio, lo faccia con piena libertà di dottrina, ma non vada a blaterare nelle stalle davanti a giovani studenti che non sanno cosa ribattere. Ma proponga in pubblico
e per iscritto quello che ha da dire. E continuando con te, mio fido Reginaldo, la lettera al padre generale. Il fermento che regna a Parigi è grande. E il nostro ordine deve difendere la verità su vari fronti. Ma la provvidenza ha voluto munirmi di uno strumento inatteso. Durante il mio soggiorno ad Orvieto, ebbi la ventura di incontrare il confratello fiammingo Guglielmo di Merbeck, il quale aveva soggiornato a lungo in Grecia e conosceva perfettamente i testi aristotelici. Entrato in amicizia col confratello di Merbeck, l'ho caldamente sollecitato a tradurre istantemente e con la massima esattezza i testi aristotelici, a cominciare da quelli che sono messi più aspramente in discussione dai nostri detrattori. Quanto all'apprendimento dell'arabo, esso ci consente già di comprendere esattamente alcuni passi controversi di Averroè. E continuando il mio opuscolo sull'unità dell'intelletto contro gli averroisti, dico così e scrivi: se qualcuno vorrà ribattere qualcosa contro le nostre tesi, scriva, se osa, direttamente il contrario, e troverà non solo me, che sono il minimo di tutti, ma molti amici della verità, pronti a documentare le nostre conclusioni. Ha troppi umori sanguigni. Dopo questo salasso si sentirà meglio. Non dubitare. Da parte mia, aspetterò i miei contraddittori con assoluta fermezza. No, anzi, scrivi i miei contraddittori con umiltà, con pazienza e con la massima comprensione, ma con assoluta fermezza per quanto riguarda la verità. Gargarella. Bebe, pizza, bebe, caio.
date queste pilastrocche all'università? Là si discute se il mondo avrà mai fine. Tu che ne dici? Ma so che tutti dobbiamo morire, di questo sono certo. Ma il mondo avrà fine, sì o no? Avrà la vita più lunga della nostra. Poi, con i secoli, a poco si consumerà e alla fine morirà. Si frantumerà come pietra o come crosta di pane. Ti porteremo all'università a discutere con gli averroisti. Con chi? Non aver paura, non ti mangeranno. Se ci porterai da bere. Mi è parso utile riunirvi per concordare la tesi da dibattere pubblicamente sulla creazione eterna del mondo. Io, lo si sa, reputo valida la tesi averroista sull'eternità del mondo creato e sulla conseguenziale eternità del movimento. Noi sosteniamo invece, sulla base dell'autorità della Sacra Scrittura, che il mondo ha avuto un inizio e avrà una fine. E ci opponiamo, convalidati da Platone e Agostino, alla tesi non tanto di Aristotele, ma di Averroè, che a nostro parere interpreta troppo personalmente Aristotele. Devo ammettere che molti dei miei confratelli domenicani parteggiano per le tesi di Bonaventura, di Fra Bonaventura, e anch'io sono con lui con tutto il cuore. Ma non posso associarmi al metodo con cui egli giunge alla sua certezza. Allora come fai a dire, Tommaso, di essere con me con tutto il cuore? Sì, con tutto il cuore, ma non altrettanto con tutto l'intelletto. Io dico che sia la tesi che afferma l'origine e la fine del mondo, sia la tesi che afferma la sua eternità, non si possono dimostrare con la ragione. Ma allora su cosa fondi la tua certezza? Ma come te, sulla scrittura. Io so dalla scrittura che il mondo ha avuto origine nel tempo e l'accetto. Ma mi rifiuto di sostenere che con la ragione si possa dimostrare validamente che ha torto chi sostiene invece l'origine del mondo dall'eternità. Con la ragione non si può giungere né all'una né all'altra conclusione. E dico anche che non si può recare maggior danno alla religione che affermando come dimostrabile razionalmente una dottrina di fede che invece non si può dimostrare con la ragione. Sei stanco, fratello Tommaso. Gli avversari non ti danno pace. Dobbiamo innanzitutto cercare il regno di Dio. Non c'è tempo per riposare. Dobbiamo annunciare a tutti la verità. È questa la nostra vocazione. Ma tu hai insegnato e scritto molto. La Summa Contra Gentiles. Non basta, non basta. Parigi è diventata una Babilonia. La confusione delle lingue. Bisogna scrivere una Summa per i novizi, per gli incipienti, onde a tutti sia chiara la dottrina del cristianesimo. Mettiamoci dunque con lena e senza perdere tempo a questa nuova conclusiva fatica. Scrivi. Ma devi riposare, fra Tommaso, non perché la tua mente abbia dato segni di appannamento, ma perché col riposo possa ancor più lucidamente meditare. Sei buono, Reginaldo. E mi commuove sentire che ti sta tanto a cuore la lucidità del mio intelletto. Ma dobbiamo affrettarci invece, perché sento segni premonitori di stanchezza e offuscamento. Sappi che l'intelletto ha un ultimo momento di luce vividissima prima di appannarsi. Come la memoria del morente, ricorda e vede come in uno specchio tutti i momenti della sua vita. E poi sarà crepuscolo, ombra, smarrimento e morte. Per questo voglio affrettarmi. Due sono gli impegni che non posso rinviare.
Ad uno di essi dovrò dedicare da adesso in poi tutti i giorni della mia vita. La scrittura di questa nuova summa in cui raccoglierò tutte le tesi della teologia delle nostre scuole. Una summa teologica. L'altro impegno, la disputa sull'unità dell'intelletto umano contro gli averroisti. Il breve tempo ma arduo, a causa delle passioni che invadono l'intelligenza degli uomini. E non solo dei maestri discenti dell'università. Mi dicono di un condannato che ha rifiutato l'assoluzione dei suoi delitti, perché sosteneva, come un perfetto averroista, che se c'è uno stesso e solo intelletto in tutti gli uomini, non ci può essere alcuna differenza tra di loro, né alcuna diversità di merito nelle loro opere. E quindi, se l'anima di San Pietro si trova in paradiso, diceva, anch'egli si sarebbe salvato, perché se nella conoscenza siamo tutti un unico intelletto, ugualmente ci toccherà, dopo la vita, un'unica sorte. Il nostro ossequio e il nostro ringraziamento al Vescovo di Parigi per aver voluto personalmente assistere al dibattito d'oggi che si preannuncia particolarmente arduo. Ho voluto essere qui a seguire personalmente le vostre dispute, perché esse, almeno in questi ultimi tempi, sono state per me, vostro vescovo e padre, fonte di tristezza per i contrasti e per i disordini mai visti alla facoltà di teologia. Al conflitto delle diverse tendenze dei maestri si sono aggiunte le proteste degli studenti, che più di una volta non hanno consentito che le dispute proseguissero. Valicare, come si è fatto, ogni limite può significare che il sapere, fonte della felicità, sta già per trasformarsi in fiamma di odio, il che non deve essere in nessun caso. Ora io ascolterò e mi renderò conto personalmente. E che si dia pure inizio alla disputa. Enuncio il tema generale dell'unità della forma sostanziale. Vorrei chiedere in primis se si è tutti d'accordo nel richiamarci esplicitamente ad Aristotele. Noi accettiamo molto di Aristotele, ma non riteniamo giusto dargli un esclusivo posto di preminenza e accantonare preliminarmente né Platone né i neoplatonici, né tantomeno Agostino. Io desidero anzitutto dichiarare, associandomi in ciò fra Bonaventura, che per me l'intero problema del sapere è quello che è stato sempre per Platone, come il molteplice nasce dall'uno e ritorna all'uno. Anche se nella dottrina e nel metodo mi richiamo spesso ad Aristotele. E dico Aristotele, non averlo, eh. Se ritorniamo alla vexata questio del fine del sapere, è come riaprire il problema di Dio. E noi non per questo siamo qui convenuti a dibattere. Dio lo si può nominare non per conoscenza diretta, ma per i suoi derivati. I mistici ne hanno avuto la visione. Consentitemi. A Dio si può arrivare per diverse vie, ma l'essenza della prova sta in questo, nel rapporto tra causa ed effetto.
Il creato universo manifesta il suo antecedente, cioè la causa, cioè il creatore. Nel multiplo si manifesta l'uno. Sì, ma noi però siamo qui convenuti a dibattere su come l'intelletto opera per conoscere il mondo. Tralasciamo il problema di Dio. Senza tralasciare, diciamo piuttosto che oggi non intendiamo servirci dell'intervento della luce divina per spiegarci in che modo l'intelletto opera per conoscere il mondo. Passiamo oltre. Siamo qui da molti giorni a discutere. Concludiamo. Concludiamo. Dunque, sintesi. La materia prima è il substrato indeterminato e determinabile di tutte le cose fisiche. La materia prima, essendo solo potenza pura, non ha un'esistenza propria, ma ha l'essere soltanto in quanto è investita della forma sostanziale. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ultra. Ma Aristotele su questo punto non è del tutto chiaro. Se consideriamo l'uomo, l'anima è la forma sostanziale del corpo e dà determinazione all'essere. Non posso accettare l'esistenza di un'unica forma sostanziale. Aristotele forse non è stato chiaro su questo argomento specifico, ma l'interpretazione di Averroè mi pare accettabile. L'intelletto è sì un'unica sostanza, ma separata ed eterna. Mi permetto di contestare ad Averroè e a Sigeri, che ne segue il solco, di non aver interpretato correttamente Aristotele. Io definirei, anzi, specie per questo argomento di cui dibattiamo, io definirei Averroè depravator Aristotelis, poiché non ha cercato abbastanza quale fosse la vera intenzione di Aristotele. Intenzio Aristotelis! In effetti sul problema dell'anima Aristotele era ambiguo. La soluzione che dava Sigeri seguendo Averroè portava a negare l'anima individuale. Tommaso escogitò una soluzione che, salvando la coerenza del sistema aristotelico, risolveva il problema dell'anima individuale e immortale. Beh, non si può negare che la sua soluzione sul principio di individuazione non sia stato un colpo di genialità. Che cos'è che dà individualità agli esseri creati e all'uomo? Il corpo, materia prima, o l'anima, forma sostanziale? Per Tommaso, ciò che dà individuazione, cioè diversità agli esseri, è la materia prima, cioè il corpo. Per questa ingegnosa soluzione non lo lasceranno in pace nemmeno dopo morto. Anzi, dopo morto sarà raggiunto, per così dire, dalla condanna del vescovo di Parigi, che dichiarerà eretiche queste e altre proposizioni. Ci furono divisioni aspre anche tra i domenicani, oltre che fierissime opposizioni dei francescani. Chi si comportò da gran signore del pensiero, lasciatemelo dire, fu Sigeri di Brabante, per la cui stima Tommaso continuò a crescere sino a giganteggiare. Lo spirito della verità spira dovunque. Ed ora, amici, dopo questo pranzo non certo quaresimale, dobbiamo risalire sul nostro pullman per andare verso l'ultima tappa, quella di Fossanova. Tommaso, senza aver portato a compimento la Summa Teologica, viene mandato a Napoli, un po' bruscamente, a riorganizzare e dirigere lo studio domenicano. E lui ci va, un po' a malincuore, ma obbediente. Con Sigeri di Brabante si salutano a Parigi come veri amici che si stimano e promettono di scambiarsi libri e risultati di pensiero. A Napoli lo attendeva Re Carlo d'Angiò, contento di averlo nel suo regno, e forse non solo a causa della sua dottrina e della sua santità. Tommaso era divenuto uno di quegli intellettuali di gran fama e molto ascendente che i potenti preferiscono tenere sott'occhio. Aveva tra l'altro asserito che in certi casi può essere lecita al suddito la rivolta contro un tiranno malvagio. A Napoli Tommaso insegna, organizza, lavora sino allo stremo delle forze e dopo 2 anni
il Papa lo richiama. Ha bisogno della dottrina e dell'autorità di Tommaso al Concilio di Lione. Alla vigilia della partenza, Tommaso si reca alla corte di Capua per accomiatarsi dal re, al quale aveva fatto pervenire il suo trattato sul governo dei principi. Ti ringrazio dell'omaggio. Ho letto e ho meditato. Ti dirò, i tuoi pensieri sul buon governo si urtano talvolta con la realtà e il re si chiede spesso come comportarsi concretamente in questa o quella circostanza. Si tratta dell'organizzazione del potere in una città o in una nazione. Due sono le cose importanti. La prima è che tutti abbiano parte nel governo, in modo che molti, sentendosi responsabili, non solo cercheranno la pace, ma saranno portati ad amare e a difendere il proprio paese. Io allora ti chiedo, per giungere più agevolmente a questo scopo, quale genere di governo e quale costituzione conviene meglio al popolo? Io penso che il governo debba poggiare su un unico capo, un monarca, il quale deve essere affiancato da ministri e subalterni scelti secondo i loro meriti e le loro competenze. Ma per fare questo è necessario che tutti possano essere elevati a posti di governo e che tutti nello stesso tempo abbiano il diritto di eleggerli. Un governo che si forma in questo modo, con queste procedure, ha i vantaggi della monarchia perché porterà al riconoscimento di un capo supremo, ha egualmente i vantaggi dell'aristocrazia perché i migliori potranno essere elevati a posti di comando, ma ha anche i vantaggi della democrazia, perché i governanti possono essere eletti e quindi scelti anche tra le classi popolari. E tutto il popolo partecipa all'elezione. E giudichi facile giungere a tale armonia? Lo considero arduo, al contrario. Ma questa deve essere la costante aspirazione di chi guida un popolo e una nazione. E se il reggitore sbagliasse e fosse condotto malgrado la sua volontà a compiere ingiustizia, a esercitare la tirannia? È vero, Tommaso, che hai assolto quel popolo che si rivolta contro il tiranno iniquo? Sì, ma solo se il tiranno è iniquo. E chi giudicherà dell'iniquità del tiranno? L'hai previsto? Saranno gli stessi atti del tiranno a farsi giudicare iniqui per la loro evidente iniquità. E adesso cosa dirai di me al Papa? La pura e semplice verità. Ti auguro buon viaggio fino a Lione. Semplice verità. La risposta non sarà certo piaciuta al re. Così si narra. Di qui anzi prende corpo la leggenda, raccolta anche da Dante, della morte di Tommaso per avvelenamento. Ammalatosi appena all'inizio del viaggio verso Lione, Tommaso trova dapprima asilo nel castello di una cugina e il re è informato, si preoccupa, pare sinceramente, e si affretta a mandare i suoi medici di fiducia, i quali, è sempre la leggenda che lo racconta, lo curarono come si usava quel tempo, col veleno, a gocce di veleno. Fatto sta che Tommaso arriva a Fossanova stremato.
Quando Tommaso varcò questa soglia, era già molto malato, esausto. Volle anzitutto entrare in chiesa, poi passò nel chiostro dalla parte del parlatorio. Sentendosi infermo e debole, si appoggiò con la mano alla parete e mormorò rivolgendosi a Reginaldo da Priverno: «Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché ho prescelto questo luogo». Trascorse un mese. L'infermità lo rendeva sempre più debole. Ai primi di marzo le forze cominciarono davvero ad abbandonarlo e si chiuse in sé, in una specie di sonno, in cui però sembrava che contemplasse qualcosa di arcano. Pare che morisse il 7 marzo, senza aver compiuto il 50° anno di età. Poco prima di spirare si rivolse a Reginaldo e gli disse, pensando forse che gli fosse accanto per raccogliere qualche estrema testimonianza del suo pensiero, la somma era rimasta incompiuta. Gli disse: «Non posso più scrivere nulla. Dopo quello che ho visto, mi sembra che tutto quel che ho dettato e insegnato sia tutto paglia». Non tutta paglia, ma certo. La lettera inviata dalla facoltà di arti, dove Sigeri era la figura dominante, è piena di significato, no? È più che un panegirico. Chiedeva il corpo di Tommaso come la reliquia di un grande maestro. Concedimi, o Dio misericordioso, di desiderare con ardore, di ricercare con sapienza, di conoscere la verità e di compiere con perfezione le cose che piacciono a te, a lode e gloria del tuo nome. Rendimi, o Signore mio Dio, obbediente senza ribellione, povero senza avvilimento, casto senza decadimento, paziente senza mormorazione, umile senza finzione, allegro senza ilarità, maturo senza pesantezza, agile senza leggerezza, timoroso di te senza disperazione. Rendimi, o Signore mio Dio, operatore di bene senza presunzione, capace di correggere il prossimo senza asprezza, di edificarlo con la parola e con l'esempio senza ipocrisia. Dammi, o Signore Dio, un cuore vigilante che non sia allontanato da te da alcuna curiosità di pensiero, un cuore nobile che non sia travolto da alcun affetto indegno, un cuore retto che non sia fatto deviare da alcuna sinistra intenzione, un cuore fermo che non sia spezzato da alcuna tribolazione, un cuore libero che non sia soggiogato da alcuna violenza di passione. Donami, o Signore mio Dio, un intelletto che ti conosca, un amore che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, una condotta che ti piaccia, una perseveranza che ti attenda fedelmente, una fiducia che infine ti abbracci.